come sindaco della città metropolitana che da sindaco di Napoli penso sia importante chiedere che anche il governo metta più fondi per l'edilizia scolastica. Certo, noi abbiamo fatto la nostra parte, in realtà anche di più, perché se consideriamo le risorse economiche, i vincoli normativi e finanziari siamo andati oltre ogni ostacolo e veramente abbiamo dato il massimo e continueremo a dare il massimo. Adesso governo e Parlamento devono varare la manovra economico-finanziaria, ma da quello che si comincia a leggere non mi sembra che ci sia granché per mettere in sicurezza il paese, per le infrastrutture sociali, per appunto dare diritti a chi diritti non ha, per creare uguaglianza e giustizia sociale. Mi auguro di essere smentito, non vorrei che sia solo una manovra, come dire, che miri solo a non aumentare l'IVA. Quello è sicuramente un risultato politico, ma non ci dimentichiamo che le città sono luoghi in cui sono tante sofferenze e che la vera manovra economica che dovrebbe fare il governo è proprio la messa in sicurezza complessiva del nostro paese, dalle strade ai ponti, ai boschi, agli edifici, alle scuole, ma anche la messa in sicurezza sociale, cioè non lasciare chi è indietro ultimo.